Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobori al consueto appuntamento settimana con Sportador TV. Sportador TV è la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Siamo in onda con vari format televisivi, estivi ed invernali, che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul nostro sito Sportador TV. In questa puntata parliamo di vela. Puntata tutta dedicata alla vela. Siamo a Cowes, nell'isola di Wight, in Inghilterra, per parlare della 46esima edizione della Rolex Fastnet Race. Questo è il famoso Royal Yacht Squadron, lo yacht club organizzatore, yacht club inglese, da dove viene data la partenza di questa importante regata, diciamo uno degli yacht club più prestigiosi in Inghilterra e probabilmente del mondo. 200 anni di storia che permette alle signore di essere membre di questo yacht club solo da pochi anni. Pensate che la madrina di questo yacht club è la regina, e addirittura una volta fu vietato l'ingresso proprio alla regina dalla porta principale. Quindi immaginatevi il fascino, e questo vedete proprio in basso sulla destra. Tutto è pronto, 372 barche iscritte, record per questo evento che è una delle pietre miliari della vela. Partenza appunto da Cowes, poi si attraversa il Solent, classica partenza con il famoso colpo di cannone, eccolo qui, vedete, è via partite, tutto è pronto per questa grande regata. Dicevamo sette le diverse partenze, chiaramente per diciamo smaltire tutti i tanti partenti, perché come vedete ci sono le migliori barche presenti, ma c'è anche tanto pubblico. Questa è Rambler 88, una delle imbarcazioni più veloci che poi andremo a vedere, arriverà al secondo. Andiamo un po' nella storia di questa regata. Dicevamo nata nel 1925, una regata biennale, anni dispari, qui appunto siamo ad agosto 2015, e si parte da Cowes, si attraversa il Solent, poi si va appunto verso la Cornovaglia, si arriva fino a questo faro appunto a sud dell'Irlanda, chiamato anche del canale della macchina, dopo i Needles, Portland, Bill, Star Point, Lizard, Landis End, la terra è finita, perché questo faro è famoso proprio perché era l'ultima, quando c'erano i migranti inglesi che andavano in America, era l'ultimo pezzo di Inghilterra che vedevano, appunto la lacrima appunto che piangevano mentre attraversavano l'oceano. Poi il mare celtico, si ritorna a sud verso le isole Scilly e si arriva a Plymouth, non sempre nella Manica, ma non nell'isola di Wight, dove c'è stata la partenza a Cowes, ma appunto nella Cornovaglia. 611 miglia, è una delle regate storiche più importanti, Fastnet, Sydney Hobart, che ne parleremo nelle prossime puntate, e la Malta Middle Sea Race, che sarà la seconda parte di questa puntata. Ed è proprio il percorso. Cowes, avete visto? Torquay, Plymouth, Land's End, Bishop Rock, si arriva appunto a Fastnet Rock a sud dell'Irlanda, si torna verso le isole Scilly, dopo 611 miglia arrivo a Plymouth. E questo è proprio, non è il Fastnet, questo è il Landis End, nella punta estrema della Cornovaglia, la fine della terra appunto, quando gli emigranti inglesi andavano verso l'America. Questa regata, abbiamo detto, 90esima edizione, è targata Rolex dal 2001. Rolex supporta le regate più importanti al mondo. Le sponsorizzazioni sono nate proprio con grazie alla vela negli anni 50. Rolex supporta tutte le regate più importanti al mondo, tutte le regate offshore, le regate lunghe. Questa è Comanche, l'imbarcazione che vincerà il 100 piedi del Jim Clark, questo tycoon americano della Silicon Valley, con al timone Ken Reed, ex Copa America, ex Volvo Ocean Race, che vincerà in 2 giorni e 16 ore. Il record di questo Fast nel 2011 del trimarano Bank Popular 5 in 32 ore e 48 minuti, un giorno e 8 ore. Nel 2013 ha vinto Spindrift, l'imbarcazione di Donna Bertarelli, protagonista anche quest'anno. Guardate che immagini, che spettacolo, condizioni non troppo climatiche importanti. Questa è proprio la regata, vedete Momo sulla destra, Comanche e Rambler, vedete proprio, e Leopard terzo in basso verso Bishop Rock. Hanno appena passato la Cornovaglia, Bishop Rock nelle isole Scilly, e stanno salendo, eccolo qua. Questo è il mitico Fastnet, diciamo la
regata storica. E questo è il famoso trimarano di 40 metri che è al comando di Donna Bertarella, sorella del famoso Ernesto, vincitore con Alinghi di Coppa America, e del fidanzato Jean Guichard. Un'imbarcazione, pensate, lunga 40 metri, da un albero di 42 metri alto, come un palazzo di 14 piani. Seconda vittoria, vincerà anche quest'anno, in questa edizione, prima edizione del 2013, in 38 ore e 53 minuti, e quest'anno invece vedrà in 2 giorni 10 ore, perché come vedete le condizioni meteo sono appunto calme e tranquilli. Il tattico studia la rotta e tutti si ricorderanno che quest'anno è veramente condizioni eccezionali, ma tutti si ricorderanno l'edizione del 1979, gli appassionati di vela, quando ci fu veramente delle condizioni terribili, ci furono addirittura ben 15 morti in questa, che è una delle regate più belle, dicevamo, assieme alla Sydney Hobart, alla Malta Middlesea Rate e alla Bermuda Newport, sono regate lunghe oltre 600 miglia le più belle. Lo Spindrift è di Donna Bertarelli è davanti, ma stanno inseguendo Comanche e Rambler 88. Comanche ha un 100 piedi, un 30 metri appunto di questo Tycoon americano, e questo è l'arrivo. Vince chiaramente l'imbarcazione di Donna Bertarelli davanti al Prince of Bretagna, il principe della Bretagna, questo trimarano veramente eccezionale. Eccola qui, la vedete proprio inquadrata, l'arrivo vittorioso in 2 giorni 10 ore e 57 minuti, e Comanche vince per i monoscafi, chiude in 2 giorni 16 ore. Questo è un team eccezionale, ci sono 20 fra i migliori velisti al mondo, capitanati da Ken Reed, ex di Coppa America della Volvo Ocean Race. Rambler 88 è arrivato secondo, ma soltanto dopo 4 minuti, dopo 2 giorni e oltre 10 ore di gara. Comanche ha chiuso in 2 giorni e 16 ore, ma 2 giorni, 16 ore e 4 minuti arriva Rambler. Vittoria assoluta per un'imbarcazione piccolissima, un 33 piedi, e questo diciamo che è una delle regate più belle e più importanti. Dicevamo della presenza di Rolex, che è nata negli anni 50 entrando nel mondo della vela con le prime sfide di Coppa America, con la partnership con due yacht club più importanti come il New York Yacht Club in America e questo qua inglese, lo Royal Yacht Squadron. Poi negli ultimi anni è diventato title sponsor di 20 fra le regate più importanti, le regate più belle, oltre al Fastnet anche appunto la Rolex Sydney Hobart, in Italia il Maxi, la Capri, la Giraglia, gli Swan, la Santa Margherita, la Senin Regata riservata alle università economiche, anche la Portofino, la regata riservata alle imbarcazioni storiche. Diciamo che supporta il proprio brand, che non ha bisogno di nessuna presentazione, grazie a questi eventi unici. Ricordiamo, Rolex è stata la prima azienda a sponsorizzare, nata nel 1910, è stata la prima a fare l'orologio da polso, quando appunto gli orologi erano solo da taschino. Poi ha fatto la prima sponsorizzazione nel 1927 con una nuotatrice che Mercedes, che attraversò appunto la Manica nuotando. E da allora questo brand di orologi svizzeri è un must nel mondo degli orologi, e segue, guardate, questi grandi eventi. E dicevamo delle condizioni meteo difficili, vedete, decisamente diverse dopo l'arrivo dei primi, via via tutti gli altri, e le condizioni, come vedete, sono mutevoli. Come vedremo nella seconda parte, vedremo proprio un'altra importante regata. Questo è il ritorno in Cornovaglia a Plymouth, l'arrivo vittorioso Plymouth, che è una delle capitali della vela, dove qui sono partite le più grandi regate veliche storiche. Quindi un grande evento, questa importante manifestazione. Abbiamo detto record iscritti, quest'anno ben 372 imbarcazioni, 46esima edizione, nata nel lontano 1925, quindi 90 anni di storia, veramente una delle regate più belle. Le condizioni, come detto, chiaramente in Inghilterra sono decisamente mutevoli. Abbiamo visto arrivare i primi con poco vento, infatti ben lontano da rec, lo ricordiamo, di 1 giorno 8 ore 48 minuti del 2011, e questi sono i vincitori in tempo compensato. Siamo in chiusura, chiudiamo qui dalla bellissima Inghilterra per la 46esima edizione della Rolex Fastnet Race, però parliamo sempre di vela. Subito dopo la pubblicità andremo a Malta per parlare della Malta Middlesea Race. Non toccate il telecomando, a tra poco.